Salve allenatori e bentornati per il secondo episodio di Pokémon Origins. Ho notato con immenso piacere che il primo episodio è stato di vostro gradimento. C'è chi ha imparato qualcosa in più e c'è chi ha anche aperto un dibattito maturo e costruttivo sulla mia teoria. Insomma, sono molto contento dell'impatto iniziale che ha avuto e questo sicuramente mi spingerà a continuare con maggiore interesse questa rubrica. Detto ciò, non resta altro che tuffarci in questa avventura alla scoperta dei segreti che si celano dietro i mostriciattoli tascabili. E quando dico tuffarci intendo letteralmente, perché il Pokémon di cui parlerò oggi abita le profondità marine. Sto parlando di Shellder, il Pokémon bivalve di tipo acqua. Capirete subito che non ci sono dubbi. Shellder è in maniera inconfutabile un mollusco, ovvero un animale privo di scheletro interno e con un corpo, come recita l'etimologia latina, molle. Per la precisione, Shellder è un mollusco bivalve e questo è stato anche palesato dai signori della Game Freak, che gli hanno attribuito proprio la categoria bivalve, che tra l'altro condivide con Clamperl, Pokémon di terza generazione. I bivalve, detti anche lamelli branchi, rappresentano una classe di molluschi che comprende più di 13.000 specie, generalmente marine. Sono così detti poiché presentano una conchiglia divisa in due parti, chiamate appunto valve, e saldate tra loro da particolari muscoli. Sono animali pressoché sedentari, anche se alcune specie sono capaci di muoversi. I pettini, ad esempio, aprono e chiudono la conchiglia molto velocemente, generando un flusso d'acqua che gli consente di muoversi a balzi. Le valve possono essere uguali o diseguali, e in tutte le conchiglie possiamo distinguere una zona peculiare, l'umbone, quella zona in cui le valve si uniscono, dalla quale oltretutto inizia l'accrescimento della conchiglia e che spesso sporge come un'escrescenza a ghisa di cono, leggermente ricurva. L'animale è quindi interamente protetto dalla conchiglia, che può comunque aprire e chiudere a piacimento, e utilizza l'apparato filtratore per setacciare le sostanze nutritive. Bene, adesso sulla base di quello che abbiamo detto, analizziamo l'aspetto di Shellder. L'artwork del maestro Sugimori non lascia dubbi, avrei potuto tranquillamente applicare la spiegazione mostrando direttamente l'immagine del mostriciattolo. Infatti sono ben visibili sia le valve che l'umbone. Entrando nello specifico, sembra che per realizzare Shellder i signori della Game Freak si siano ispirati alla specie Pecten Jacobaeus, volgarmente conosciuta come capasanta o pettine di mare. Questa comunque resta solo una mia supposizione, ma vi spiego subito il perché. I motivi sono sostanzialmente due: un umbone dotato di orecchie laterali e la presenza di occhi catadiottrici. I Pecten Jacobaeus infatti sono tra i pochissimi bivalvi a presentare veri occhi, anche se sono strutture molto elementari. Per dovere di cronaca, le protuberanze che possiamo notare sui due versanti delle valve sembrano essere ispirate invece ad un altro genere di bivalvi, ovvero gli Spondylus. Quindi, come vedete e come scopriremo per tutti gli altri Pokémon, Shellder nasce da un insieme di caratteristiche prese da più reference. Però, fra tutte le skin di questo mostriciattolo, ne esiste una in particolare che vorrei farvi notare. Esiste una regione anatomica che non abbiamo ancora accennato, una struttura in realtà fondamentale in questo filum: il piede. Il piede dei molluschi è una struttura muscolare, più o meno sviluppata, che svolge diversi compiti, tra i quali la locomozione. Nei bivalvi il piede si presenta come un fascio muscolare capace di estroflettersi all'esterno della conchiglia. Questo tipo di piede non fornisce una vera e propria locomozione, ma consente all'individuo di potersi ancorare meglio alle rocce e di scavare nella sabbia lungo i fondali marini. Tuttavia, la cosa più strana è che quando un bivalve estroflette il piede, sembra quasi fare una linguaccia. Il piede, uscendo dalle valve, ricorda molto una lingua che fuoriesce da due labbra serrate. In alcune occasioni sembra addirittura avere la stessa mobilità di una lingua. E allora, che quella lingua di Shellder sia in realtà qualcos'altro? Ovvero
quella che nei molluschi bivalvi è conosciuto come piede? Questa spiegazione sembra calzare molto bene, e se così fosse, gli sviluppatori della Game Freak ebbero certamente un'intuizione geniale nella realizzazione di questo simpatico Pokémon. Io, comunque, come sempre, vi esorto a commentare e a farmi sapere la vostra opinione nei commenti. Allenatori, il terzo episodio di Pokémon Origins finisce qui. Se il video è stato di vostro gradimento, vi invito a lasciare un like e a farmi anche sapere con un commento cosa ne pensate di questa spiegazione. Io, come sempre, ringrazio Gabriele Chiarenza per il supporto e il montaggio video e noi, cari allenatori, ci vediamo nel prossimo video qui su Pokémon Next.